Buongiorno a tutti, oggi 29 ottobre 2020, sono le ore 9:06, riunione della terza commissione. Prego la segretaria di chiamare l'appello, grazie. Buongiorno a tutti i consiglieri, Presidente, Presente. consigliere Giaconia, Buongiorno, presente. consigliere Meli, Consigliere Meli. Buongiorno, presente. consigliere Mella, non la vedo collegato, consigliere Giaconia. Va bene, sono tre consiglieri su cinque, passo la parola al presidente. Angela, ci sono anche io. Sono Ah, quattro. consigliere Ficarra, scusi. Buongiorno, Presidente. Va bene, constatato il numero legale, 4 su 5, dichiaro aperta la seduta. E, colleghi, stamattina non abbiamo alcuna audizione, quindi io sarei dell'idea, anche se aveva chiesto il rinvio la collega Mella, sperando che si colleghi da un momento all'altro, di dare il parere all'atto deliberativo ultimo che è arrivato, perché avevamo tenuto in sospeso. E quindi, prima che arriva la collega Mella, volevo chiedere alla segreteria se abbiamo informazioni o comunque comunicazioni da dare alla commissione e poi eventualmente procediamo con il parere all'atto deliberativo. Sì, Paolo, un Sì. attimo. Allora. Abbiamo l'email che hai girato tu. Sì, io ho girato due mail in realtà. Ah, solo quelle abbiamo. Sì, ho girato queste due mail ieri che sono i due comunicati stampa dell'amministrazione attiva. Una riguarda il progetto Papa 188 e l'altro riguarda, ricordami qual è l'altro, Aria è verde, questo è 188 e poi l'altro che era quello sì, dell'AMAT. un attimo, sì, No, credo sì. l'altro è quello della RAP per quanto riguarda l'ordinanza Sì, del sindaco. Allora, per quanto riguarda il progetto Papa 188, okay, siccome ho letto un po' di commenti al solito di questi, diciamo, di alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che polemizzano su alcune delle essenze, che sono state previste in questo progetto Papa 188, come altri che hanno polemizzato anche sui siti che sono stati individuati, ho mandato un messaggio all'assessore Marino chiedendogli se c'è disponibilità eventualmente a fare un incontro con le associazioni ambientaliste per spiegare il progetto Papa 188 e per confrontarsi eventualmente con queste essenze. Faccio un esempio su tutti. Nel progetto c'è previsto l'alberatura di via Emerico Amari con arance, con gli alberi di arance amare. Qualcuno ha dichiarato, ha detto che diciamo, non sono idonei. Addirittura uno ha scritto che apparentemente c'è, anzi, ve lo leggo quello che hanno scritto: assurdo. Infatti, l'assessore ha detto: ma io l'ho mandato all'assessore, ma per 30 arance parlava di lobby spagnole, cose assurde. E quindi l'assessore mi ha dato disponibilità. Quindi io chiedo alla segreteria di organizzare per la settimana prossima un incontro con l'assessore Marino e i progettisti che hanno fatto i progetti per questi diciamo, di antumazione d'essenza, con la Reset e con le associazioni ambientaliste che abbiamo già sentito in occasione dei problemi dell'albero, di verde, eccetera. Vi leggo quello che hanno scritto, ha scritto uno addirittura sulla vicenda. Allora, una persona esperta mi ha illustrato il racket dell'export di arance amari praticato dagli spagnoli con la complicità di Bruxelles. Gli arance da mettere a noi li compreremo a caro prezzo dagli spagnoli. Morale, diffidare degli Bravo. amici comunali e dei loro supporter scientifici. Io veramente, io leggo queste cose, giustamente l'ho mandato all'assessore Marino che mi ha risposto, dice, scusate, abbiamo la lobby per 100 alberi di arance amare. Cioè, veramente la gente di quel che l'ha scritto è una persona, diciamo, che ha una certa età, una certa esperienza. Io capisco che l'amici, poi quando il sindaco parla dell'amici della contentezza, dice che non è vero, però purtroppo è così. Detto questo, quindi io ho concordato di fare un incontro con l'assessore Marino, ripeto quelli che ho detto, più dobbiamo coinvolgere le associazioni ambientaliste che abbiamo coinvolto sulle vicende che riguardano, diciamo, il verde in città, non quelli del fiume.
più un'oretta per intenderci, quindi eventualmente per chi si occuperà di questa convocazione ci sentiamo e vediamo un attimo di, delle email da, da concordare. L'altra cosa invece che ho girato, prego collega. No, pensavo avessi finito, no, no, concludi, volevo fare una domanda. Su questo argomento come parlo? Sì, sì, no, su questo argomento volevo sapere se appunto a seconda di quello che emergerà, per esempio dal, dagli orientamenti delle associazioni che interverranno, ci sono dei margini eventualmente per cambiare i progetti in questione? Credo di sì, anche perché non, ha, non ne credo che, almeno la, dalla dichiarazione che ho letto in questo comunicato stampa del, di, dell'altro ieri, credo che bisogna fare le gare per comprare gli alberi e quindi consenso, se arriva un input diverso che invece delle anche sugli spazi, perché ti ricordi quello che dicevamo ieri, ben venga il verde, ben vengano, no, le piantumazioni, ben venga la volontà di rendere verde e bello anche tutto ciò che non è necessariamente in centro o afferente a quello che noi definiamo centro storico, centro, come lo chiamo sempre io, commerciale. Siccome secondo me molti di questi alberi, io mi rendo conto che la logica è quello di occuparsi anche delle periferie, delle estreme periferie della città. Il rischio è quello che ci dicevamo ieri, che piantumiamo e poi queste piante possono, come dire, andare incontro alla mancanza di cura e di salvaguardia. Per cui la mia domanda è, ma è una semplice domanda, non voglio fare neanche polemica, c'è la possibilità, per esempio, di piantumare questi alberi anche o altrove, proprio perché il rischio fondato è questo, cioè che noi piantumiamo e poi lasciamo alla mercé dell'incuria gli stessi alberi. E quindi la proposta qual è? Non ho capito, collega. No, no, quello che ti voglio dire, io ho letto alcuni commenti e molti appunto discutono del fatto che per esempio si è pensato, giustamente la logica è comprensibile, di piantumare alberi non necessariamente solo in via Libertà. Ma prima di arrivare in certe zone, cioè lo sai quante altre zone ci sono dove mancano gli alberi, dove potremmo mettere gli alberi? Cioè si può discutere anche della possibilità di prendere in considerazione altri siti? No, io questo non lo so, l'ho discusso. Perché non so se tu hai letto gli stessi commenti, ma molta gente lamenta questo, per cui è una domanda che io pongo, cioè quando verrà il sindaco, così come potrebbe essere possibile cambiare il tipo di essenza, se è possibile eventualmente introdurre delle varianti anche in termini di siti, se non altro per migliorare, come dire, la realizzazione di questo progetto. Allora, io questo non lo so, io so soltanto che per fare questo progetto, per fare questo, diciamo, questo progetto Papa 188, ci sono dei tecnici che hanno fatto dei progetti, si hanno progettato, dico una sciocchezza per tutti, ma come si chiama, ce l'ho qua il comunicato stampa, se hanno progettato di piantumare gli alberi in parco, nel parco Tindari, faccio un esempio su tutti, e credo che mi ha fatto un progetto, che non li posso piantumare così alla Benuzum, e quindi non possiamo dire non piantumare più a parco Tindari e piantumiamo a Villa Bernici, visto che ieri parlavamo anche di Villa Bernici, quando a Villa Bernici non c'è nessun progetto, perché bisognerebbe ricominciare da capo. Se poi tu mi dici invece, scusate, ma avete previsto di piantumare gli alberi lungo la via tal de tali? Ma anche questo, cioè, anche questo intendo. Ma cioè, quelle nelle vie, quelle nelle vie, per esempio, siccome significa soltanto riempire cercini vuoti, quello se noi anzi avevamo anche chiesto alle associazioni di fare le segnalazioni che credo abbiamo fatto per piantumare gli alberi dove sono stati tolti perché erano pericolosi e quindi riempire i nuovi cercini che c'erano. Quindi quello è fattibile. Se tu dici c'è in via Vattela Pesca un cercino vuoto, quello si può riempire tranquillamente, gli alberi ci sono, ma non puoi pensare che possiamo stravolgere
che è quello che fa, ripeto, non più Antonello, più a Parco Villa Turrisi, a Parco Virga, a Parco Dindari, Tinderi. continuiamo a Villa Bernici, ma No, in appunto. realtà non intendevo questo, cioè intendevo appunto la possibilità di pensare ad altri filari che non sono necessariamente quelli indicati per le vie poste nel comunicato stampa. Ecco, non è che stavo facendo, diciamo che pensavo alle tre grosse aree, in realtà facevo riferimento alle vie, cioè alla via di una zona piuttosto che un'altra perché mancano del tutto gli Ma alberi. in quella via che lei a cui si riferisce, non so quale sia, se mancano gli alberi, premesso che la del progetto è stato anche, diciamo, presentato in larga scala sulle cose più importanti. Poi magari non hanno messo che metteranno gli alberi nella via che pensa lei, perché magari se stiamo parlando di piantumare 10 alberi, non l'hanno mai messo nel progetto. Però siccome credo che gli alberi ci siano, il problema, comunque, ripeto, andare soltanto a segnalarlo, il problema non c'è. Vabbè. No, Ritengo, però. perché una delle polemiche era questa, cioè nei commenti. Vabbè, diciamo che c'è gente che fa polemiche soltanto perché vuole fare sempre polemiche, perché poi alla fine noi polemizziamo perché mancano gli alberi, polemizziamo perché poi tagliamo gli alberi, polemizziamo perché gli alberi non vengono curati, polemizziamo perché gli alberi sono stati curati. E quindi di conseguenza la polemica purtroppo cerchiamo a fare polemica e purtroppo ormai ci siamo abituati, ripeto, poi ci siamo tutti a migliorare, ieri ci siamo pure detti la vicenda che riguarda, e lo sappiamo tutti, c'è un problema di carenza di personale nel sessato di Villa Giardini. E allora pensare che naturalmente possa essere affidati magari ad associazioni ambientaliste alcune aree, ma dobbiamo trovare le risorse, dobbiamo fare un bando. Quindi questa potrebbe essere un'idea, perché naturalmente non ce la facciamo col personale comunale, quindi potrebbe essere un'idea, fermo restando che purtroppo in questa città, per chi naturalmente è vecchio come me, magari lei è giovane e quindi non ha avuto questa esperienza, qui appena si parla di un avviso di affidamento anche di verde, spuntano fuori praticamente qualcuno che pensa che deve trovare il lavoro, e in realtà così non è, stiamo parlando sempre di una gestione di volontariato. Purtroppo l'esperienza ci porta a pensare, non so se lei ha mai sentito parlare delle giubbette, come si chiama, giubbini verdi, che dovevano entrare tutti a Ville Giardini, a un centinaio di persone, e ho come ancora oggi io ricevo telefonate di persone del reddito di cittadinanza che mi chiedono a che punto è col loro posto di lavoro, perché qualcuno gliel'ha promesso. Io dico, quindi purtroppo noi viviamo in una città particolare, quindi dobbiamo sempre stare attenti a quello che diciamo e come ci muoviamo. Almeno questo è il mio pensiero, poi ognuno è libero di fare e dire quello che vuole. Quindi, ripeto, per quanto mi riguarda, dico io l'incontro, all'incontro dico proviamo un attimo a capire, a sviscerare bene quelli che sono i progetti e quali sono praticamente gli orientamenti della piantumazione degli alberi. Ok? Ok. Perfetto. L'altra email che ho girato alla commissione è l'altro comunicato stampa per quanto riguarda l'ordinanza del sindaco su Bellolampo. Ieri eravamo in aula, per chi c'era, e col collega Giaconia abbiamo pensato, se lo riteniamo opportuno, di andare a fare una visita a Bellolampo. Certo, non oggi né domani, ma comunque nei prossimi giorni. Quindi l'idea è quella di andare a fare visita a Bellolampo per capire realmente quello che sta succedendo e naturalmente i miglioramenti che ci saranno a breve, visto la riapertura della sesta vasca. Quindi l'ho girato per questo, per commentare eventualmente l'argomento. Se siamo d'accordo, e quindi vi chiedo se siete d'accordo, se volete andare a fare una visita a Bellolampo, come l'abbiamo fatta qualche anno fa, che ne pensate? Per me va bene, Paolo. Anche per me. Allora, dovremmo Per me provare, pure. chiedo alla segreteria cortesemente di provare a contattare il presidente Norata e comunque il capo, anche il responsabile della discarica, credo che sia l'ingegnere Putrone, per concordare un appuntamento affinché la commissione possa andare a fare visita al sito di Bellolampo e vedere un attimo quello che si sta facendo per quanto riguarda Scusate, io ho problemi di connessione, se mi disconnetto non è colpa mia. Non ti preoccupare, Max. Stavo parlando dell'argomento della visita a Bellolampo, così come ti avevo accennato ieri. Sì. Quindi i colleghi sono tutti disponibili a farlo. Ho detto che di contattare il presidente Norata
e eventualmente il capo della discarica. Il responsabile della discarica adesso è l'ingegnere Putrone, giusto, collega Giacomini? Putrone, la Codiglione. Ah, pure la Codiglione? Ah. Sì, avvocato Codiglione. Ok, perfetto. E quindi proviamo a mettere anche in cantiere questo come quello che riguarda il verde. Detto questo, collega Amella, l'altro giorno noi avevamo sospeso la No, però trattazione. facciamogli fare un po' di spazio, se no non ci entriamo, Presidente. Infatti ho detto di consultarlo per almeno una settimana, 10 giorni. No, sì. Perché se ti metti funziona. Vabbè, collega Mella, la settimana scorsa abbiamo letto l'atto deliberativo che era pervenuto in commissione per esprimere il parere. L'avevo messo da parte per su richiesta sua, perché voleva qualche giorno per studiarsi l'atto. Se lei è pronta, io direi a questo punto di esprimere il parere all'atto deliberativo. Sì, me la sono letta, anche se c'è qualcosa che non mi quadra. Ce Vogliamo accennarlo? l'avrei davanti, aspetta, me l'ero letta prima di entrare in commissione. Aspetta, stamattina mi dai del lei. Capisco che ieri sei andato in consiglio. Aspetta, dov'era? Ieri in consiglio, No, avevo una visita medica, non potevo. Allora, dov'è che l'ho letta? Cioè, l'ho presa poco fa. Aspetta, aspetta, proposta. Proposta, ma dov'è? Un attimo, che sto cercando di riprendere la delibera. se tu c'hai l'email, ti posso dire che l'atto deliberativo dovrebbe essere mandato, ci ha mandato la terza commissione il 21 di ottobre. Ah, il 21, aspetta, quindi il 21, sì, l'ho trovata. Aspetta che apro la proposta. Aspetta un attimo. Mi sentite? Sì, dimmi, Chi sei? c'è, Dio? Hai il microfono chiuso. Aspetta, c'era una cosa che non mi convinceva. Allora, innanzitutto ricordo che stiamo parlando della delibera che riguarda L'ho trovata, aspetto che l'approvazione si apra il file. delle quote di partecipazione del Comune di Palermo nella società consultiva RL Teatro Paolo, mi Massimo. No, ho senti? aperto la proposta, ma Paolo. tra i tanti atteso che, rilevato che, c'era una cosa che mi lasciava un po' perplessa. La proposta. Sì. Collega Ficarra, prego. Mi chiedi se ti sentiamo, ti dico sì e poi non parli più. Allora, nella proposta che... No, allora, sono alla proposta, aspetta, dovrebbe essere questo, preso atto che i tempi di cui al comma 4 risultano ampiamente superati, visto il comma 5 dell'articolo 20, lo sto leggendo, Paolo, del decreto legislativo 150, mi sentite? ti Sentiamo, 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 prego. 2016, prego. Aspetta un secondo, concertamella. Collega Ficarra, ti sentiamo, però accendi il microfono e poi lo spegni. Prego, ti ascoltiamo, prego. Elio. Elio, aspettiamo te. Elio, ti vediamo, ma non ti sentiamo adesso. Ha il microfono spento, Elio Paolo. Ma che sta parlando? Vabbè, dai, continua, collega me. Allora, preso atto, sono nella proposta, preso Sì. atto che i tempi di cui al comma 4 risultano ampiamente superati, visto il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 175-2016, che prevede che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter secondo comma e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 quater del codice civile.
Considerato che non trova applicazione la proroga prevista dal comma 5 bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 175-2016, in quanto dall'esame dei documenti contabili in possesso dell'amministrazione non risulta che la società abbia prodotto un risultato medio utile nel triennio antecedente alla ricognizione straordinaria. Vista la deliberazione numero 13 del 22/4/2020, con la quale il Consiglio Comunale, nell'approvare il piano di revisione periodica ex articolo 20 del decreto legislativo, al solito ricognizione anno 2018, ha deliberato al punto 6 bis, sì, me lo ricordo questo emendamento, dare ulteriore sollecito ai competenti organi di adottare tempestivamente, senza alcun ulteriore indugio, le misure volte a completare le attività di razionalizzazione già previste nei piani di revisione straordinaria approvati con deliberazione di Consiglio Comunale numero 817 del 2017, con riferimento alla cessione e dismissione delle proprie quote relative al Teatro Massimo Stabile Privato di Palermo, anche mediante dismissione senza procedura aperta, facendo ricorso a qualunque mezzo consentito dalla legge. Rilevato che a seguito dell'emendamento approvato di cui al punto precedente sussistono le condizioni per l'applicazione del comma 5 dell'articolo del decreto dell'articolo 24 del decreto legislativo 175-2016, vista la nota del 29 giugno 2020, allegato 1, con la quale il Comune comunica la volontà di procedere all'alienazione della quota di partecipazione del 15% detenuta dalla società consortile al Teatro al Massimo Stabile Privato di Palermo, e chiede di determinare e comunicare il valore della liquidazione della partecipazione al Comune di Palermo, sentito il parere del collegio sindacale del soggetto incaricato della revisione legale dei contenuti e seguendo i criteri previsti dall'articolo 2437 ter secondo comma del Codice Civile. Vista la nota trasmessa dalla società tramite PEC del 7 luglio 2020, allegato 2, registrata al protocollo di questa amministrazione al numero 699232, in data 7 luglio 2020, con la quale il presidente del CDA comunica il valore della liquidazione delle quote detenute dal Comune di Palermo, quantificandole in euro 1530. Cioè, deve essere il comune a dare a questa società, giusto? Il Consiglio di amministrazione del Teatro Massimo ha comunicato che l'importo delle quote è 1530 euro. Cioè, quindi è il comune che le deve dare una Certo. volta messo. No, 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 il Contrario. riceverà, certo, il valore delle quote di proprietà del comune, il 15%. No, e dico, quindi è il teatro che li deve dare al comune, non Certo. E viceversa. poi in realtà non dà 1530, ma ne darà 2000 Sì, 2000 rotti, perché ci sono, avevo letto un 2000. 500 euro in più, non mi ricordo di Una una cosa è il valore, una cosa è il valore nominale, una cosa è il valore di mercato. Vista la nota protocollo 747-71 del 9 luglio 2020, con la quale l'ufficio ha richiesto alla società di trasmettere copia del verbale del Consiglio di amministrazione dove è determinato il valore delle quote detenute dal Comune di Palermo, sentito il parere del collegio sindacale del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali. Vista la PEC del 21 luglio 2020, con la quale la società ha trasmesso il verbale dell'assemblea dei soci che ha autorizzato la cessione della quota di partecipazione del Comune di Palermo. Vista la nota 730832 del 24 luglio 2020, allegato 5, con la quale l'ufficio ha richiesto alla società di trasmettere il foglio di intervento attestante la presenza dei soci all'assemblea del 21 luglio 2020, il verbale del Consiglio di amministrazione del 6 luglio 2020, nonché il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito alla determinazione del valore delle quote oggetto dell'alienazione. Vista la PEC del 27 luglio 2020, allegato 6, registrata al protocollo di questa assemblea AC, che cos'è? Della. Amministrazione comunale. Comunale,
al numero 73 57 80 in data 28 luglio 2020, con la quale la società ha dichiarato non avere il collegio sindacale né i revisori dei conti e ha trasmesso il verbale del consiglio di amministrazione del 6 luglio 2020, nonché il foglio di intervento dell'assemblea dei soci il 21 luglio 2020. Visto il parere di irregolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale con nota 754431 del 6/8/2020, allegato 7, nell'ambito della proposta di deliberazione di Giunta Comunale numero 749655 dell'8 agosto 2020, col quale viene stimato in euro 2080 il valore delle quote detenute dal Comune di Palermo al 31/12/2019 con una maggiorazione di euro 550 rispetto a quanto determinato dalla società. Vista email dell'11/8/2020, allegato 8, con la quale a seguito di richiesta alla Segreteria Generale l'ufficio ha esposto le contraddizioni alle osservazioni riportate nel parere di regolarità contabile. Vista la delibera di giunta numero 200 105 del 4 settembre 2020, con la quale l'organo preposto ha preso atto della determinazione del valore della quota di partecipazione al Comune di Palermo da parte della società consortile Teatro al Massimo Stabile Privato di Palermo al fine dell'alienazione delle stesse. Vista la nota numero, mamma mia, 86 18 17 del 29 settembre 2020, allegato 9, con la quale il sindaco ha chiesto alla società di rideterminare il valore della quota di partecipazione del Comune di Palermo autorizzando la cessione della stessa per un importo pari a euro 2080, coincidente con la valutazione espressa dalla Ragioneria Generale con nota 754431 del 6 agosto 2020. Visto il verbale del 5 ottobre 2020, trasmesso con PEC del 9/10/2020, registrato al protocollo dall'amministrazione comunale numero, vabbè, quello che è, del 12/10/2020, col quale il Consiglio di amministrazione della società consortile al Massimo Stabili Privato di Palermo ha deliberato di autorizzare la cessione della quota di partecipazione, che trattasi per un valore pari a 2.080 euro, pari al 15% del patrimonio netto. Vista la competenza in materia del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 10,1, articolo 7,1, lettera C del decreto legislativo 185-2016 e nonché dall'articolo 31,1, lettera A del regolamento 1, propone per i motivi esposti in narrativa che si intendono e che si intendono riportati. Un attimo. Di approvare il valore della quota di partecipazione del Comune di Palermo nella società consortile al massimo stabile privato di Palermo pari al 15% del patrimonio netto determinato al Consiglio di amministrazione della società in data 5/10/2020, allegato 10, senza l'articolo 2437 ter, secondo comma del Codice Civile, in applicazione del comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 175-2016, è quantificato in complessivi euro 2.080, di autorizzare la cessione della quota di partecipazione detenuta al Comune di Palermo nella società consortile Teatro al Massimo Stabile Privato di Palermo al prezzo di euro 2.080, dando mandato al dirigente del settore servizi direzione generale di porre in essere tutti i successivi atti amministrativi per la definizione della procedura di alienazione, compresa la sottoscrizione dell'atto notarile. Dare mandato alla Ragioneria Generale di istituire un apposito capitolo di bilancio in entrata di euro 2080 da assegnare al CDR del Neo Istituto Servizio di ass da assegnare al CDR. Che cos'è il CDR? Consiglio di Consiglio di che? Infatti, uno di da assegnare al CDR. Consiglio dei revisori. No, il CDR è Collegio Consiglio di dei Revisori. responsabilità, è una diciamo classificazione del bilancio per dire all'ufficio, al PEG, Non ho è capito niente. Da equivalente. assegnare al CDR cosa significa? Che acronimo è? Centro di responsabilità. Poteva essere anche Collegio dei Revisori. Mi fido della signora Cultura. Da assegnare appunto al centro di responsabilità del neo istituito servizio direzione di settore responsabile controllo amministrativo e giuridico delle società partecipate,
nell'ambito dell'area della direzione generale, quindi di istituire una apposita di bilancio da assegnare, di dare atto che l'alienazione della quota di partecipazione oggetto del presente provvedimento risulta economicamente conveniente per l'amministrazione comunale per i seguenti motivi. L'acquisizione aborigena della quota di partecipazione da parte del Comune di Palermo era stata eseguita a titolo gratuito, quindi a differenza, diciamo, dell'origine ci guadagnerebbe 2.000 euro, giusto? 2.080 euro, giusto? Sì. Le procedure ad evidenza pubblica inizialmente avviate per la nazione di detta quota erano andate deserte. Il valore di euro 2.080 rideterminato dalla società in data 5 ottobre 2020 su richiesta del socio coincide con il valore della quota calcolata dalla Ragioneria Generale al 31/12/2019 e comunicata in sede di parere di regolarità contabile relativo al decreto, al DG, al, cos'è? Al DG 205 del 4 settembre 2020 con nota protocollo 7543-31 del 6/8/2020. Direttore generale potrebbe essere contabile relativo al direttore generale. Una eventuale non accettazione dell'importo avrebbe determinato il ricorso alla valutazione, ecco, di un esperto nominato dal Tribunale ai sensi del comma 6 dell'articolo 2437-ter del Codice Civile con la conseguente applicazione di ulteriori costi a carico dell'amministrazione comunale, nonché il prolungamento dei tempi delle procedure di alienazione in atto non quantificabile. E quindi sarebbe stato un debito fuori bilancio, giusto? No, io sono andato agli allegati, quindi non ti ho seguito nelle rappresentazioni. C'è scritto qua, un'eventuale non accettazione dell'importo avrebbe determinato il ricorso alla valutazione di un esperto nominato al tribunale. E quindi significa che probabilmente il comune avrebbe dovuto. No, non paga niente. Il problema è che se il teatro al massimo non accettava la proposta, che noi abbiamo purtroppo l'obbligo per legge di allenare, a questo punto bisognava rivolgersi a un esperto. A questo punto bisognava? A rivolgersi a un esperto perché dovesse nominato al tribunale per far arrivare alla determinazione. Ho capito, delle procedure alienazione in atto non quantificabile, prendere atto che per la definizione del procedimento di liquidazione della quota di partecipazione con l'individuazione del soggetto acquirente si applica all'articolo 2437 quater del codice civile come previsto dall'articolo 24,5 al decreto legislativo 175/2016, le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, senza l'articolo 14,85 del Consiglio Comunale, del codice civile. Quindi le spese le paga il comune, giusto? Sì, ma io credo che sono andato a prendere gli allegati per capire le cose che stavi leggendo, quindi non ti ho seguito più attentamente alla lettura del comunicato, che però ce l'avevo già letto l'altra volta. Io stamattina ci ho dato un'occhiata, cioè le cose che non mi convince, cioè non comprendevo, anche perché mentre tu leggevi, sono andato a prendere un po' gli allegati, tra l'altro dico, perché è una cosa che non avevo capito, come eravamo arrivati da 1530 a 2080, c'è un parere, e un parere di regolarità contabile del segretario generale, della ragione generale, che proprio lo va a specificare ed è tra gli allegati, non so se questo l'hai già letto, che 1530 l'avevo detto era il valore nominale delle quote, poi in realtà hanno fatto una verifica di quello che era il patrimonio netto della cooperativa, della società, che è 13.866 e il 15% corrisponde a 2.080 euro. In tutto questo vorrei ricordare ancora una volta che per il Comune di Palermo la partecipazione in questa società era stata a titolo gratuito, dico, stiamo andando di niente, però è un ritorno economico che non era preventivato. No, ma tra l'altro, anche se la logica non ho opinione, essendo il Consiglio anche espresso, se non ricordo male, a maggioranza per l'alienazione di queste partecipate, mi pare essere un atto conseguenziale anche alla luce di quell'emendamento che avevo letto e che mi pare che fu presentato, se non ricordo male, da Volanto, da Forello. No. Il dirigente ad aprile, mi pare,
Il dirigente di settore, letta la proposta relativi contenuti, appone il proprio visto ai sensi dell'articolo 41 del RUS, il sindaco letta. Possiamo esprimere parere? Sì, però se tu vai tra gli allegati, tra l'altro c'è tutta la corrispondenza, compreso il verbale del consiglio di amministrazione del Teatro al Massimo, che praticamente hanno deliberato di autorizzare la cessione delle quote all'importo che ha chiesto il Comune di Palermo, e cioè 2.080 euro, che è pari al 15% del patrimonio netto della società. C'è tutta la corrispondenza tra l'amministrazione comunale e il Teatro al Massimo, compreso gli allegati dei consigli di amministrazione. Ripeto, non è un atto, credo, obbligato, visto la legge vigente che prevede l'alienazione di quote societarie da società di cui non hanno, diciamo, corrispondenza con quelle che sono le esigenze dell'amministrazione comunale. Io credo che finalmente, forse, visto che una delle lamentele che avevamo fatto, che erano passati già anni e non eravamo riusciti ancora a uscire da questa città, ed era un problema, nel c'era un rilievo anche non so se dall'ANAC, non so da chi era. Dall'ANAC, sì, anche nel coso quello del MEF, non so se vi ricordate. Quello, ma ancora Palermo Ambiente, se non ricordo male. C'era un rilievo, tant'è che una delle lamentele che il Consiglio che erano emesse era questa cosa, che non si riesce neanche a alienare una quota percentuale da una società dove alla fine non abbiamo mai avuto alcun rapporto, perché per le informazioni che ho io c'era un rappresentante del consiglio di amministrazione, ma di fatto non aveva nessun testo. Noi con il rapporto col Teatro al Massimo, almeno da quando io sono consigliere comunale, non abbiamo mai avuto nessun rapporto funzionale. Noi abbiamo i rapporti con i nostri due teatri, Teatro Massimo e Teatro Biondo, dopodiché con gli altri non abbiamo alcun tipo di rapporto, compreso questo qua. Quindi diciamo che questo è un atto obbligato, diciamo, l'abbiamo pure sollecitato, perché citano giustamente in questo atto deliberativo l'emendamento che è stato fatto, e quindi gli abbiamo detto di fare qualsiasi iniziativa non Sì, legale. dopo ed evidenza pubblica anche negoziata. Sì. Quindi diciamo che ci siamo, e di conseguenza mi pare che sia un atto tra virgolette dovuto. Quindi, se siamo d'accordo, io metterei ai voti il parere. D'accordo, Presidente. Allora, mettiamo ai voti il Per me parere. pure, Presidente. Segreteria. Signora Scafidi, c'è? Tempo, ecco, datemi il tempo di riattivare il coso. Quindi, ok. Quindi sì, sto scrivendo questa parte di qua del verbale, appunto, dove il presidente chiede di metterlo ai voti. Un attimino, quindi dal lettura del corpo della delibera si apre un dibattito e si mette l'atto ai voti. Allora, chi è allora favorevole, poi contrario e astenuto, così ci portiamo avanti. Presidente Onorevole. Caracausi, vicepresidente Ficarra. Favorevole. Ficarra, consigliere Amella. Favorevole. Sentito? Sì, favorevole, consigliere Meli. Favorevole. Consigliere Giaconia. Favorevole. Pertanto l'atto viene approvato in maniera favorevole all'unanimità dei presenti. Perfetto, quindi procediamo a trasmettere poi alla Presidenza del Consiglio il parere favorevole. Io, se non abbiamo altri argomenti, chiedo ai colleghi se vogliono aggiungere qualche altra cosa. Io a questo punto ricordo soltanto che domani abbiamo riunione congiunta con la quarta commissione per provare a definire il parere, per definire il regolamento sui rifiuti. Ieri ho incontrato il consiglio comunale, io e il collega Tancazzo, che mi dice che comunque gli emendamenti sono tutti pronti. Probabilmente lui era convinto che l'avesse mandata. In realtà no, mi ha assicurato che l'avrebbe fatto ieri sera stessa, ma non credo che siano arrivati. Comunque, gli ho detto di portarsi avanti eventualmente per domani e completare il tutto. Vorrei dire alla segreteria, cortesemente, per domani, di mettere in evidenza, se lo mettete tra gli allegati della convocazione di domani,
l'articolo 8, così come ci è stato mandato in tutte le sue forme e proposte da parte degli uffici, in modo tale che proviamo a chiudere anche questo e siamo pronti per, diciamo, spingere in aula l'approvazione del regolamento. Presidente, Io, Presidente, vai. No, 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 prima tu, dai. No, vai, no, vai. no, 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 prima le Vabbè, parlo donne, io, dai. Va bene, prima le vado donne e poi i bambini, dai. io. No, io se fosse possibile, una volta che siamo tornati tutti, diciamo, operativi, se è possibile organizzare l'incontro lì al Capogallo, perché purtroppo quell'area della città a me mi piace, quindi ho tutto un interesse particolare perché credo che è un patrimonio della città di Palermo meraviglioso. Quindi se veramente si potesse realizzare qualcosa. Collega Meli, sono d'accordo con lei, scusi, l'avevo dimenticato. No, Mi prego. ha capito, lei che ha i contatti, se cortesemente possiamo riaggiornare questo appuntamento. Naturalmente facciamo una giornata possibile. Presidente, sì, la interrompo perché mi è stato indicato dalla segretaria Collura che si è collegata che giustamente se non ci sono argomenti di pertinenza e di competenza della commissione è comunque più opportuno valutare eventuali sopralluoghi perché visto che la manca del verde non si parla di società partecipate, mi deve indicare lei la motivazione del sopralluogo. Di cosa stiamo parlando? Del sopralluogo a Sopralluogo Capogallo. a Capogallo? Ma il sopralluogo l'abbiamo già parlato più volte, eravamo già arrivati al punto, ne abbiamo parlato con l'assessore Marino, che ha una competenza di Ville Giardini, che c'è un progetto di riqualificazione. Mi pare che più competenza di questo non sia. No, E poi ripeto. questo mi è stato detto e questo riferisco, lo dico ambasciatore non portapena, in realtà si parla di Capogallo di un osservatorio didattico e altro più che di un'area verde da destinare. Allora, Capogallo, vi vorrei ricordare che è un'area marina protetta, tra virgolette, e Infatti, sì. stiamo parlando del faro che c'è lì, che è stato passato al Comune di Palermo, la competenza di Ville Giardini, e che naturalmente lì ci sono delle richieste proprio di naturalizzazione e di ammettere. Comunque, ripeto, è un argomento che abbiamo già affrontato più volte. Avevamo già. Abbiamo parlato pure con l'assessore Marino l'ultima C'era volta, se non la ricordo. signora Marino che era disponibile, abbiamo parlato lei, signora Scapiti, lei è stata colei che si è occupata praticamente di fare tutti gli, è stata l'interlocutrice con i soggetti che naturalmente detengono le chiavi, e poi abbiamo dovuto rimandare per 20 volte, Lo so, adesso però ci mi sono sono risultati. rinterfacciata. Mi Questo è stato così sopralluogo, dalla segretaria, non lo so, mi credo che dica, sia. ne parliamo poi con la segretaria, con la dottoressa Collura e capiamo il da farsi. Dico, ambasciatore non porta pena, per me non sarebbe un problema, ma dobbiamo centrare bene l'argomento che andiamo a fare, cioè che Vabbè, tipo di progetto reale. No, non è nuova sta cosa. Comunque, poi ne parliamo un attimino. signor Scapiti, lei si attivi cortesemente con i nominativi con cui aveva già interloquito diverse volte, altrimenti il lavoro che ha fatto lei è stato un lavoro inutile, quindi mi pare che non sia, diciamo, questo argomento, mi Capisco. pare che sia già superato. Allora, quindi cortesemente lei continua a interloquire e con le persone che hanno le chiavi, ripetiamo la scheda unità per fare il sopralluogo. Naturalmente proviamo a programmarlo Vediamolo un attimo. guardando anche il meteo per evitare che poi facciamo la fine dell'altro giorno al Parco Villa Turris. Presidente, Prego, posso? collega Massimo Giaconia. Grazie, no, intanto io condivido la proposta della consigliera Meli, Prego. che tra l'altro è la prima volta che ne parla, l'ha ripreso e fa bene. Però, Presidente, secondo me noi dobbiamo allargare la discussione riguardo Capogallo, perché Capogallo, oltre alla questione del faro, c'è una questione che riguarda il PUDM. Io avevo presentato un'interrogazione tanto tempo fa, come voi ben sapete, la pertinenza della riserva. Non riguarda solo il comune, in realtà al comune riguarda il demanio marittimo e della regione, mentre il comune ha il controllo dei confini marittimi, e poi c'è quella strada che porta, diciamo, dall'ingresso e che porta fino al faro, che è di proprietà privata. Finalmente,
nuovo PUDM che comunque speriamo che possa arrivare in consiglio comunale prima della fine di questa consigliatura, è previsto l'esproprio della strada. Quindi noi dovremmo, secondo me, oltre a fare il sopralluogo, successivamente convocare l'assessore Catania, anzi Marino, mi sembra che oramai la pertinenza sul demanio, giusto? Oramai di Marino. O è rimasto a Catania? Sul demanio credo che sia il Marino, sì. O Quindi la dovremmo. Catania, ma forse anche la Prestigiacomo. No, no, non credo la Prestigiacomo, Presidente. L'aveva l'assessore Catania prima dell'ultimo rimpasto. Adesso non mi ricordo se è rimasto a Catania il demanio oppure adesso è di Marino dopo il rimpasto che c'è stato. Quindi sarebbe opportuno capire. I tempi di convocare qui l'assessore competente e riprendere la discussione su questa bellissima riserva e che intende fare il comune oltre diciamo aver previsto l'esproprio nel PUD, nuovo PUD, capire cosa intenzione, cosa vuol fare, se vuole, se ha previsto non lo so, delle misure di riqualificazione della riserva, se c'è una discussione aperta con la regione, con la Guardia Costiera. Quindi sarebbe importante fare un ragionamento più approfondito, 360 gradi, per quanto riguarda la riserva. Detto questo, Presidente, ritornando un attimino alla questione del progetto Papa 188, finalmente, come abbiamo appreso dai giornali, i progetti sono esecutivi, però diciamo, mi sembra diciamo, il minimo che noi come Commissione competente convocassimo qui diciamo, gli uffici e l'assessore per entrare un attimino nel merito di ogni progetto, capire in realtà cosa prevede ogni progetto e quale sarà il programma in ordine diciamo, di interventi. Come ultima cosa, Presidente, riguardo il regolamento sulla gestione dei rifiuti, lei ricorderà che in occasione forse del penultimo, no, dell'ultimo, no, penultimo consiglio, seduta di consiglio, perché fu il discorso, sì, presiedeva il vicepresidente, dopo un momento di sospensione e di ripresa del consiglio, abbiamo fatto, diciamo, una sorta di conferenza dei capigruppo veloce, no? E ci siamo confrontati sulle priorità. Circa le attività del Consiglio Comunale che dovrà comunque intraprendere da oggi in poi. E tra le priorità eravamo tutti d'accordo che il regolamento di gestione di rifiuti andava elevato immediatamente, il prima possibile, perché purtroppo il fenomeno degli abbandoni illeciti dei rifiuti, soprattutto quelli ingombranti, è in crescendo. Quindi io penso, ma sono certo che anche voi la pensiate allo stesso modo, che magari questo strumento regolamentare non servirà a risolvere del tutto questo fenomeno, perché comunque ci vogliono le azioni integrate, però sicuramente aiuterà. Io non lo so, non ho avuto diciamo, modo di confrontarmi ieri con il mio capogruppo circa l'esito della conferenza e ve le volevo chiedere se lei ci può dire se è stata confermata diciamo, la priorità riguardo il regolamento della gestione dei rifiuti. No, il collega Giacomo, io ieri ho partecipato alla riunione dei capigruppo a nome del gruppo a cui appartengo e si è stabilito che la riunione dei capigruppo per diciamo, stabilire i lavori del 3 di novembre si farà lunedì. Ieri ci si è limitato soltanto allo svolgimento dei lavori di ieri in presenza con l'impegno di votare quell'ordine del giorno sull'Armenia. Oggi andremo avanti sul regolamento, quello dei tributi. E con credo allegati alcuni ordini del giorno che sono stati presentati diciamo, nell'ultima settimana. Dopodiché ci si aggiornerà a lunedì in una riunione di capigruppo per stabilire i lavori del nuovo per tutto il mese di novembre.
Quindi mi auguro e spero che sia il mio gruppo, che il suo gruppo, ma comunque tutti i gruppi siano, così come è concordato in quell'incontro che diceva lei, ci sia la volontà e la disponibilità a approvare questo atto deliberativo. Infatti non a caso ieri ho chiesto al collega Randazzo di soprassedere, di mandare il più possibile gli emendamenti e che domani definire in occasione di un confronto congiunto proprio l'interezza del regolamento, compreso l'articolo 8, così come rimodulato dagli uffici dell'amministrazione comunale. Perfetto, Presidente. Quindi se non ho capito male, entro questa settimana, quindi entro giovedì e eventualmente entro venerdì, quando ci fossero le condizioni ad andare in prosecuzione, dovremmo approvare questo regolamento di contrasto all'evasione, Sì, no, dovrebbe essere già oggi stesso, no? collega Carolina. Ah, quindi hanno finito il lavoro sul subemendamento? No, sul subemendamento, sul maxi emendamento, scusi. A quanto pare sì, ripeto, non ne hanno parlato ieri, ma diciamo, la volontà è quella di procedere oggi all'approvazione del regolamento. Ora, se la facciamo Bene. oggi, la facciamo domani. In continuazione, questo non glielo so dire, però ripeto, questa è la volontà di fare subito quest'atto deliberativo. Va bene, grazie Presidente. Va bene, allora se non abbiamo. Ah, dobbiamo approvare il verbale di oggi, immagino. Siamo pronti, signora Scafidi? Certo che siamo pronti, Presidente. Chiudiamo Allora. così, chiudiamo la. Sì, vabbè, il solito cappelletto iniziale che tutti ben conosciamo, alle ore 8 nessun consigliere è presente e pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9.07, oltre al presidente Caracalli, sono presenti i consiglieri Ficarra, Mella e Giaconia. Sì? Che c'è, Paolo? Posso? Sto finendo la. All'inizio c'era Katia Ameli, il consigliere Katia Ameli. La Infatti Mella è stavo entrata dicendo alle proprio 9.01. questo, cioè, io sono entrata che ancora Scusatemi. non era aperto. Scusate, scusate, È scusate. aperta la registrazione con quattro consiglieri su Quindi cinque. Caracausi, Ficarra, Meli e Giaconia. Fa giusto questa Ok, cosa. mentre la consigliera Mella arriva alle 9.09. Ah, va bene, mi ero invertita nei nomi, scusate. Mi ero collegata all'ultimo oggi. Quindi alle 9.07, oltre al presidente Caracosi, sono presenti i consiglieri Ficarra, Meli e Giaconia. Alle 9.09 entra il consigliere Amella. Presidente assistito dal segretario Bizzante Scafieri, segretario con Lura Albanese Gnoffo, constata la presenza numerosa, dichiara aperta la seduta. All'ODG, al primo punto, disamina atti della commissione. Al secondo punto, approvazione della determinazione di ruoli e creazione, insomma, la delibera di cui abbiamo parlato. Al terzo punto, programmazione lavori. Al quarto punto, lettura e approvazione verbale. In ordine al primo punto, il Presidente attenzione all'atto redatto dalla Giunta Comunale sulla piantumazione di 30 alberi di agrumi. Sui social si è acceso un dibattito e pertanto il Presidente si determina di organizzare un incontro con l'assessore Marino, i progettisti, i referenti RESET e le associazioni ambientaliste già intervenute durante gli incontri per il progetto Fiume Ureto per comprendere meglio i progetti de quo. A tal proposito interviene il consigliere Amella e chiede se questi possono essere piantumati nella periferia piuttosto che solo nella zona centrale cittadina e quindi se è possibile anche piantumare altre specie. Si apre un dibattito tra i consiglieri. L'altra nota riguarda il comunicato stampa su Bello Lampo, redatto dal sindaco e da lì è scaturita l'idea di effettuare un sopralluogo sul sito de quo e chiede ai colleghi se sono d'accordo. Concordano tutti e pertanto si chiede alla segreteria di contattare il dottor Cotrone e l'avvocato Codiglione per organizzare quanto necessario. In ordine al secondo punto all'ODG, il consigliere Amella, la lettura del corpo della delibera, si apre un dibattito e si mette l'atto ai voti. Favorevoli, Caracausi, Ficarra, Mella, Meli, Giaconia, ossia favorevole all'unità dei presenti. In ordine al terzo punto all'ODG, il Presidente chiede di organizzare il sopralluogo al Faro di Capogallo. Interviene il consigliere Giaconia che reputa opportuno convocare i referenti per analizzare in modo dettagliato i progetti afferenti il Papa 188, fa riferimento anche all'atto deliberativo relativo al regolamento sui rifiuti. Si passa al quarto punto all'ODG e si dà lettura del verbale odierno che ha messo ai voti, vediamo se verrà approvato. Presidente Caracausi. Presidente Caracausi. Non ho capito, puoi leggere l'ultimo pezzo, per favore? L'ultima parte, dopo leggere. Non sento bene, Presidente. Sento una parola sì e 10 no.
Io il verbale l'ho sentito, ero uscita. Lo rileggo. Sì, lo rileggo perché non ho Ma lei sentito nulla. ci se... Io a voi non mi sente sento e me? non La mi collega sento. Melli l'ha sentita? Alla Sì. Lamella l'ho sentita, al Presidente una parola sì e 10 parole no. Continuo ad Anche io avere non problemi. sentivo. Bene, volevo Ok, chiederle, vabbè. lei ha scritto nella... Mi sentite? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Ora sì. Alice. Lei ha scritto che ho chiesto di invitare le associazioni ambientaliste, quelle del Fiumoletto. Io invece ho detto al contrario, quelle non quelle del Fiumoletto, ma quelle con cui abbiamo dibattuto sulle vicende che riguardano il verde in Per il città. progetto sul verde in città. Ok, quindi incontri, quindi invitare gli amici, già intervenuto niente incontri sul verde in città. Ok, poi Poi la collega Meli, giusto? L'ultima parte del verbale che diciamo non è chiaro. io non l'ho sentito proprio. qual è? Scusate, mi posso rileggervelo? Vediamo se ci aiuta oggi la connessione. Sì, dai. Allora, allora, il primo punto è disamina atti della Commissione, il secondo punto approvazione dell'atto deliberativo che abbiamo approvato, terzo punto programmazione lavori, quarto punto lettore approvazione verbale. Ok? In ordine al primo punto, il Presidente attenzione all'atto redatto dalla Giunta Comunale sulla piantumazione di 30 alberi di agrumi. Se per piacere chiudete i microfoni perché sento un sacco di fruscio. Sui social si è acceso un ampio dibattito e pertanto il Presidente si determina a organizzare un incontro con l'assessore Marino, i progettisti, i referenti di Reset, le associazioni ambientaliste già intervenute durante gli incontri per il progetto sul verde in città per comprendere meglio i progetti dei quo. A tal proposito interviene il consigliere Amella e chiede se questi possono essere piantumati nella periferia piuttosto che solo nella zona centrale cittadina e quindi se è possibile anche piantumare Ho altre detto specie. esattamente l'opposto. Ho detto esattamente No, tu hai l'opposto. detto nella periferia invece che al centro. No, molti Allora, delle. consigliera Mella, tu hai detto che si pensa sempre di piantumare al centro di Palermo, quindi sarebbe più opportuno forse piantumare all'esterno, diciamo nella periferia. No, ho No? detto confermo che ho detto esattamente l'opposto. Allora, lo modifico. A tal proposito, e chiede Lo se questo leggi. non è. Sì, a tal proposito interviene il consigliere Amella e chiede se questi possono essere piantumati, quindi nella zona No, io ho centrale. chiesto se, visto che verranno le associazioni ambientaliste e viste le polemiche emerse vabbè, dalla lettura dei social, se è possibile introdurre una variante nei siti e anche nei luoghi delle alberature previste. Quindi se si può pensare ad una variante dei siti rispetto alla piantumazione prevista. Ve la Anche rileggo. delle alberature previste perché sono indicate. Io non so se tu hai il progetto davanti, ma No, c'è no, no. una fila enorme di vie e oltre ai siti che, se non ricordo male, saranno 4-5, forse anche di meno, non me lo ricordo. Se è un progetto compiuto e definito o flessibile o diciamo soggetto alla possibilità di cambiamenti alla luce delle indicazioni dell'associazione ambientalista, altrimenti non ha senso fare un'audizione in cui invitare l'associazione ambientalista quando poi il progetto rimane fino a se stesso. Cioè, viene anche meno la logica della discussione che abbiamo fatto. Quindi, allora, in buona sostanza, a tal proposito interviene il consigliere Amella e chiede se si può pensare ad una variante dei siti rispetto alla piantumazione prevista e anche delle alberature previste. Si apre un dibattito tra i consiglieri, tra l'altra nota riguarda il comunicato stampa su Bello Lampo redatto dal sindaco e da lì è scaturita l'idea di effettuare un sopralluogo sul sito dei quo e chiede ai colleghi se sono d'accordo. Concordano tutti e pertanto si chiede alla segreteria di contattare il dottor Putrone e l'avvocato Codiglione per organizzare quanto necessario. In ordine al secondo punto all'ODG il consigliere Amelia dalla lettura del corpo della delibera si apre un dibattito e si mette ai voti.
favorevoli Caracause, Ficarra, Mella, Melligia, Conio, sì, parere favorevole all'unanimità dei presenti. In ordine al terzo punto, all'ODG, il Presidente chiede di organizzare il sopralluogo al Faro di Capogallo. Interviene il consigliere Giaconia, che reputa opportuno convocare i referenti per analizzare in modo dettagliato i progetti afferenti il Papa 188, fa riferimento anche all'atto deliberativo relativo al regolamento rifiuti. Consigliera Meli, lei aveva detto qualcosa? Diciamo che il sopralluogo l'ho ricordato io, però dico, anche se il Lo consigliere scriviamo. Giaconino mi ha detto che non ho parlato mai, purtroppo devo dire che non è così. Però No, no, dico. arrivo io, non lo faccio io, anzi, non lo aggiustiamo subito. Il consigliere Meli ricorda del sopralluogo a Alfaro di Capogallo ed il presidente chiede di organizzare detto sopralluogo, ora vi rileggo il pezzo, detto sopralluogo, va bene, chiede alla segreteria. Allora, in ordine al terzo punto dell'ODG, il consigliere Meli ricorda del sopralluogo al Faro di Capogallo ed il presidente chiede alla segreteria di organizzare detto sopralluogo. Interviene il consigliere Giaconia, che reputa opportuno convocare i referenti per analizzare in modo dettagliato i progetti afferenti il Papa 188, fa riferimento anche all'atto deliberativo relativo al regolamento sui rifiuti. Ci siamo? Posso procedere? Si passa al quarto punto dell'ODG e si dà lettura del verbale odierno. Che messo ai voti, vediamo se così è ok. Presidente Caracausi, Bene. vicepresidente Ficarra, Favorevole. consigliera Mella, Favorevole. consigliere Giaconia, consigliera Meli. Favorevole. Perfetto, allora che ha messo ai voti, viene approvato all'unità dei presenti. Infine il presidente, passo la parola. Va bene, Chiudiamo la seduta alle allora, ore. ricordando di nuovo. Domani abbiamo appuntamento congiunto con la quarta commissione, sono le 10:08 e chiudiamo la seduta. Buona giornata a tutti, ci Buona vediamo domani. Ok, buona giornata. Ciao Paolo, ciao, ciao, ciao. Buona Arrivederci a tutti. giornata. Ciao. Sì.